sono venuto per curiosità, per dire la verità. Però ho visto che parliamo quasi la stessa lingua, perché io sono un credente in Cristo, non praticante in chiesa. Però mi dà fastidio sentire dall'inizio, quando ha detto che il Signore non perdona. Perché dice le persone buone, così, quelle cattive. Chiarisco. Lei l'ha detto dall'inizio. Mi dà fastidio, perché leggendo il Vangelo sono rimasto la Bibbia, lo stesso male, perché ho sentito che il Signore faceva indurire il faraone per far vedere la sua potenza. Non è giusto. No, no, è chiarissimo, caro. Mi dà fastidio. Se io credo in Cristo. Io la tranquillizzo. In chiesa non va. La posso tranquillizzare? Sì, mi dà sempre fastidio. Allora, Cristo perdona. Ma aspetta, non ho finito, ma Cristo perdona, ma ci sono delle condizioni. La condizione per avere il perdono di Cristo è la seguente: il ravvedimento. Se io mi pento, fammi finire il concetto, se io mi pento delle mie miserie, io sono un miserabile peccatore, allora a un certo punto mi pento: Signore, ho rubato, ho fatto quest'altro, perdonami, Signore, perdonami. Il Signore dice: Giorgio, ti perdono. Che cosa hai fatto? Ho rubato. Poi ho maltrattato i bambini. Poi ho ammazzato. Poi basta, Signore, quanto te ne devo dire? Più di questo. Bene, mi perdoni, Signore. Sì, tutto comincia qua. Allora posso andare, Signore? No, meno. Hai rubato? Allora restituisci tutto e dai anche quello che c'hai. Hai maltrattato i bambini? Adottane il doppio di quelli che hai maltrattato. Hai ucciso? Fatti ammazzare per me. E dopo ti perdono. Diventi no. È scritto nel Vangelo. Sì, ma io penso anche di quei miliardi di persone di Maometto, Buddha. E c'è, io non è che sto dicendo solo a noi. Io non è che sto dicendo a noi. Sono in minoranza. No, guarda che Maometto è peggio di Dio. No, se non parliamo di Maometto, perché lì solo che fa male già sei castigato. Vuole che c'è il Signore sulla terra. Ma io me lo vuole. Speriamo che viene su. Sai perché io lo voglio? Sai perché io lo voglio, carissimo amico? Solo per una cosa. Perché io mi sono stancato di vedere i bambini soffrire. I bambini non me li devono toccare. Guarda che Dio mi ha dato una prova. Le racconto questo. Che è stata la più grande della mia vita. Che quasi stavo andando da Dio a prendere la schiaffa. Quando io sono un giornalista e sono un giornalista antimafia, se mi creda, lo dico col cuore, serio. Io sono un povero. Io ho intervistato a dei pentiti e Cristo mi ha fatto incontrare a uno, non vi dico il nome ma lo capirete, che ha sciolto nell'acido un bambino. E poi l'ha tirato fuori. Non ha tirato fuori niente. Bambino di 14 anni. Quando mi è stato dato questo incarico da giornalista da me stesso, perché io sono il direttore, quindi mi do l'incarico da solo, sono andato lì e quando sono ritornato a casa dopo l'intervista importantissima che ho fatto, con rispetto, io mi sono buttato per terra, ero a casa di persone amiche mie, e mi contorcevo come un indemoniato dalla rabbia. E il Signore mi è apparso, mi ha detto: stai calmo, per rispondere alla sua domanda, perché io ho istituito, ho dato il comandamento e l'istituzione del perdono. Se quel personaggio si sacrificherà e adotterà bambini, io lo perdonerò. E da lì ho capito. Ma se lui non si fosse pentito, non sarebbe stato condannato. Però il male l'ha fatto. Il male l'ha fatto, ma se si pente e dà tutto la sua vita ai bambini. Avete conosciuto la vita
Signora, anche San Paolo era un criminale, poi gli è apparso Cristo. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bon Giovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.